Il mondo sta cambiando. La cultura globale che i nostri figli erediteranno sarà molto diversa da quella odierna. State per essere testimoni di un cambiamento demografico a livello mondiale. Secondo i ricercatori, affinché una cultura si mantenga viva per più di 25 anni, deve esserci un tasso di natalità pari a 2,11 figli per famiglia. Un tasso inferiore porterebbe alla scomparsa di quella cultura. Storicamente parlando, nessuna cultura con un tasso di natalità dell'1,9 è mai riuscita a riprendersi. Culture con tassi di natalità pari all'1,3 hanno presentato un'impossibilità totale a riprendersi, in quanto servirebbero dagli 80 ai 100 anni per autocorreggere quel tasso negativo, e non esiste un modello economico che possa sopportare quella cultura morente. In altre parole, se due coppie di genitori hanno ciascuno un solo figlio, vorrà dire che la nuova generazione di quelle due famiglie si è dimezzata. E se quei due figli si sposano e anche loro avranno un solo figlio, la loro generazione familiare è diminuita di un quarto. Se nel 2006 sono nati solamente 1 milione di bambini, sarà difficile riuscire ad avere 2 milioni di adulti come forza lavoro nel 2026. Mentre una popolazione diminuisce, sempre più allo stesso modo va svanendo una cultura. Nel 2007 il tasso di natalità in Francia corrispondeva all'1,8, in Inghilterra era 1,6, in Grecia 1,3, in Germania 1,3, in Italia 1,2, in Spagna 1,1. Il tasso di natalità nell'Unione Europea, che è costituita da 31 paesi, è pari soltanto all'1,38. La storia della statistica ci dice che ormai è impossibile capovolgere o recuperare la situazione. È solo questione di anni e l'Europa, così come la conosciamo adesso, non esisterà più. Tuttavia la popolazione in Europa non è in declino. Ma perché? Immigrazione, soprattutto islamica. Dal 1990 la crescita demografica europea è costituita per il 90% dall'immigrazione islamica. Francia, 1,8 figli per famiglia. Popolazione musulmana, 8,1 figli per famiglia. Nel sud della Francia, che per tradizione è una delle regioni ecclesiastiche più popolate al mondo, vi sono adesso più moschee che chiese. Il 30% dei ragazzi di età inferiore ai 30 anni sono musulmani. Nelle città più grandi come Nizza, Marsiglia e Parigi, quel numero è cresciuto del 45%. Entro il 2027, un francese su 5 sarà musulmano. In soli 39 anni, la Francia sarà diventata una repubblica musulmana. Negli ultimi 30 anni, la popolazione musulmana della Gran Bretagna è cresciuta di 30 volte, ovvero da 82.000 a 2,5 milioni di individui. La nazione presenta oltre 1.000 moschee, molte delle quali erano in passato delle chiese. In Olanda il 50% dei neonati sono musulmani. In soli 15 anni la metà della popolazione sarà musulmana. In Russia ci sono oltre 23 milioni di musulmani, vale a dire un russo su 5, e il 40% dell'esercito russo sarà musulmano tra pochissimi anni. Attualmente in Belgio il 25% della popolazione è musulmana, così come il 50% dei neonati. Il governo belga ha affermato che un terzo dei bambini europei sarà musulmano entro il 2025. Mancano solo 17 anni. Il governo tedesco, che è stato il primo governo a denunciare apertamente queste situazioni, ha recentemente dichiarato: la caduta della popolazione tedesca non può più essere arrestata. Questo vortice all'ingiù è ormai irreversibile. Diventeremo una nazione musulmana entro l'anno 2050. Il libico Gheddafi ha dichiarato: ci sono segni che mostrano che Allah darà la vittoria all'Islam in Europa e senza l'utilizzo di spade, senza pistole, senza battaglie. Non abbiamo bisogno di terroristi né di uomini bomba. Oltre 50 milioni di musulmani in Europa renderanno questo continente un continente islamico in pochi decenni.
Ci sono al momento 52 milioni di musulmani in Europa. Il governo tedesco ha dichiarato che questo numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 20 anni, arrivando quindi a 104 milioni di musulmani. Anche in America i numeri parlano chiaro. Al momento il tasso di natalità in Canada è pari a 1.6, cioè quasi un figlio in meno del necessario, e l'Islam è la religione che si sta sviluppando più velocemente. Tra il 2001 e il 2006 la popolazione del Canada è aumentata di 1.6 milioni, di cui 1.2 milioni grazie all'immigrazione. Negli Stati Uniti il tasso di natalità dei cittadini americani è pari a 1.6 e con l'influsso delle nazioni latine cresce fino a 2.11, appena il minimo richiesto per sostenere una cultura. Nel 1970 c'erano 100.000 musulmani in America. Nel 2008 erano 9 milioni. Il mondo sta cambiando. È tempo di svegliarsi. 3 anni fa ci fu un incontro presieduto da 24 organizzazioni islamiche nella città di Chicago. I documenti provenienti da quel meeting hanno dimostrato nei dettagli quali sono i loro piani per far convertire l'America all'Islam attraverso il giornalismo, la politica, l'istruzione ed altro ancora. In questa conferenza strategica fu detto: dobbiamo prepararci al fatto che fra 30 anni ci saranno 50 milioni di musulmani in America. Il mondo in cui viviamo adesso non sarà lo stesso mondo in cui vivranno i nostri figli e i nostri nipoti. La Chiesa Cattolica ha recentemente annunciato che l'Islam ha da poco sorpassato i fedeli cattolici per numero. Alcuni studi dimostrano che il tasso di crescita dell'Islam farà sì che quest'ultima diventerà la religione globale dominante fra 5 o un massimo di 10 anni. Come cristiani, ti chiediamo di sforzarti anche tu ad evangelizzare questo mondo che cambia. Questo è un richiamo all'azione. L'origine della crisi economica è il fatto di non aver fatto figli. Poi vi spiego piano piano il perché. Perché è importante che capiamo come mai è nata questa cultura. Ma la causa della crisi non è non aver fatto figli. Aver fatto figli è stata una conseguenza. La causa è la perdita dei valori morali, è la perdita dei valori di riferimento, è la perdita della verità. Farò molti riferimenti a Papa Benedetto XVI per evidenti ragioni, perché tutto quello che alla fine io dirò lui l'ha scritto in maniera straordinaria in Caritas in Veritate, enciclica che suggerisco di prendere ogni occasione per rileggere e fare propria, perché è la vera grande enciclica della globalizzazione e non è un'enciclica che parla di economia, come molti dicono. L'economia è solo uno strumento che può essere usato bene e può essere usato male. E dicevo prima a Don Stefano, come si conclude Caritas in Veritate? Si conclude dicendo, quando le cose vanno male e c'è una crisi come quella che stiamo vivendo, gli uomini tendono a dare la colpa agli strumenti. Dicono bisogna cambiare gli strumenti, bisogna cambiare il modello con cui si fa banca, finanza, economia. No, dice, non sono gli strumenti che vanno cambiati, sono gli uomini che vanno cambiati. E quindi la risposta alla domanda finale, alla provocazione finale, signori, noi dobbiamo cambiare gli uomini. E di chi è la responsabilità di cambiare gli uomini? Di chi è? È dei preti. Voi direte, i preti, sentite, che cos'è che manca all'uomo che autoestingue se stesso e non riesce neppure a capire quali sono le cose che deve difendere o non difendere? Cos'è che gli manca? Gli manca il senso della vita. Qual è il senso della mia vita? Qual è il senso delle mie azioni? E chi è che mi insegna qual è il senso della vita e il senso delle azioni? Di sicuro non gli economisti, non i banchieri. Per quello che esorto, ho sempre esortato, e ovviamente con estrema simpatia, visto che mi ha invitato qua,
quello che è mancato negli ultimi 30 anni è l'insegnamento della dottrina. I preti hanno insegnato tutto tranne che dottrina, non hanno contrastato i cattivi maestri che insegnavano tante cose che non erano vere. Se invece di parlare di filosofia, sociologia ed economia avessero parlato di dottrina, avessero detto chi è Dio, qual è il senso della vita, che c'è un creatore, e soprattutto avessero ricordato le due cose principali, che sono i due pilastri per cui le cose vanno male. Primo, quello, il problema antropologico. Chi è l'uomo? Non dobbiamo mai smettere di ricordare alle persone che vogliamo istruire chi è l'uomo. È un animale intelligente? Come si nutre l'uomo? Materialmente? Quali sono le leggi naturali che devono spiegare il comportamento degli uomini? Quello di uscire la mattina, lavorare, tornare a casa, mangiare, andare a letto e preparare le vacanze? Allora, vi rendete conto che se siamo arrivati a questo, quello che Papa Benedetto, nell'introduzione di Caritas in Veritate, che vi suggerisco di leggere quasi come se fosse una mini enciclica, solo l'introduzione. In Caritas in Veritate, introduzione, Papa Benedetto dice: perché tutto quello che adesso spiegherò è successo? Perché la cultura nichilista domina ormai la cultura del mondo occidentale. Che cos'è il nichilismo? È il rifiuto di ogni riferimento ad un valore assoluto. Quindi la relativizzazione delle proprie scelte, delle proprie prospettive. Venite avanti che voi fate PIL. Guarda, dai, tutto PIL quello. Non disturbano, non, sicuramente non disturbano. Dai, è un piacere. Sentite. Spero di ricordarvi tutti questi punti, ma perché ovviamente bisogna poi condire la storia che voglio raccontarvi con fatti di riferimento. Per cui se dovessi dimenticarmi, per favore ricordatemi due cose che devo spiegare. I tre nutrimenti dell'uomo e le tre dimensioni economiche dell'uomo. Bene, adesso vi spiego che cosa è successo. Negli anni 75, lasciate parlare il PIL. Allora, negli anni 75, perché le cose non succedono per caso. È vero che noi non dobbiamo esagerare nel complottismo. Dobbiamo essere molto razionali, perché normalmente l'attitudine complottista porta a esagerare nella fantasia, che è facilmente strumentalizzabile ma anche confutabile. Per cui se uno si lascia confutare in alcuni fatti significativi, poi uno viene messo in discussione tutto quello che ha detto. Quindi attenzione al complottismo, no? Il libro sui savi di Sion, prendiamoli sempre con le molle, perché molto spesso sono messi a nostra disposizione proprio perché noi li consideriamo un riferimento che gli altri facilmente distruggono e modificano, mettendo in discussione le verità che noi affermiamo. Negli anni 75 invece succede una cosa che tutti i libri di storia, di politica economica oggi accettano. Quindi il riferimento è quello che dicono, quello che è detto sui libri di storia. Negli anni 75 il mondo era fatto da 4 miliardi di persone. 2 miliardi vivevano nei paesi ricchi, 2 miliardi vivevano nei paesi poveri. Scusate, semplifico, non ve la sto a raccontare troppo complessa, no? Paesi ricchi, l'Occidente, Stati Uniti, Europa, le parti ricche degli altri, il resto del mondo, Giappone. Paesi poveri, ovviamente, la solita Asia, America Latina e l'Africa. Bene, erano 2 miliardi e 2 miliardi. Oggi, il mondo occidentale, quello dei 2 miliardi negli anni 75, quindi il mondo occidentale, ricco, che adesso non è più ricco, è ex ricco, è 2 miliardi, l'ha detto il film. L'altro sono 5 miliardi, infatti oggi il mondo è fatto da 7 miliardi di persone. Va bene? Perché? Scusate, io uso un approccio cartesiano, molto tecnico,
E poi spero di ricordarmi gli aspetti più di spiegazione più morale possibile. Però prima voglio darvi la picture, la serie di avvenimenti chiave che dovete memorizzare. Negli anni 75, lo ripeto, quindi 40, circa 40 anni fa, il mondo era fatto da 4 miliardi, 2 nell'Occidente e 2 nel resto del mondo. Oggi il mondo è fatto da 7 miliardi, 2 nell'Occidente, nel mondo ricco, e 5 fuori. Perché? Perché in un periodo relativamente breve di tempo, una serie di dottrine che vennero spinte, lo dice il commentatore, no? La cultura, la stampa, che va di pari passo con la deculturizzazione. Imparare la cultura del saper come anziché sapere perché. L'uomo perde la capacità di, se qui ci sono degli insegnanti di scuole medie superiori, sanno e hanno vissuto sulla loro pelle come si è modificata quella struttura educativa dell'apprendimento dagli anni 50-60 in poi. Prima non insegnavamo, veniva insegnato ai ragazzi, nella scuola primaria, secondaria, soprattutto e universitaria, a imparare a pensare, non imparare a fare. Quello che in inglese si dice know why verso il know how. Noi abbiamo importato tutto un tratto quella cultura del know-how, cioè di saper come, ma non più sapere perché. Bene, cosa succede negli anni 75? Questa cultura dominante che viene divulgata, imposta, cosiddetta neo-malthusiana, dice che i problemi del mondo stanno nel fatto che nascono troppi figli. C'è una serie di libri che si chiamano Il boom demografico, i limiti dello sviluppo. In Italia vengono divulgati dal cosiddetto Club di Roma, che curiosamente ha un riferimento in una famosa famiglia di Torino, nel nord d'Italia. Venne divulgato il processo cosiddetto neomalthusiano. Che cos'è il processo neomalthusiano? Guardate, non ci ha messo tanto tempo, ci ha messo breve tempo, perché voi conoscete le tecniche di persuasione. Se io faccio prendere paura a qualcuno, facendogli immaginare dei mali molto gravi, e poi dopo gli dico, ma se non fai questo, questi mali si riducono al 10%, voi potete, la persona facilmente suggestionabile accetta immediatamente quello che provoca il 10%. Se io vi dicessi, se non accettate una determinata norma per questo governo, voi perdete il 90% di tutte le vostre risorse, del vostro stipendio, e poi vi dico, se l'accettate ne perdete soltanto il 20%, tirate un respiro di sollievo e dite, meno male. Negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, questo si chiama la doppia velocità della rivoluzione. La prima fa prendere paura, la seconda fa ridimensionare le scelte della persona. Ritorniamo agli anni 75. Una serie di dottrine che nascono negli Stati Uniti, anzitutto all'Università di Stanford e successivamente al Massachusetts Institute of Technology, quello che si chiama l'MIT, incominciarono a documentare e a insegnare che il mondo avrebbe creato povertà per tutti, ma soprattutto morti di fame e guerre e tensioni sociali, se fosse continuato a crescere con il ritmo con cui cresceva fino agli anni 75. Qual era questo ritmo? Era intorno al 4,5% di crescita all'anno la popolazione. Perché si chiama neo-malthusiano? Perché Malthus, che ovviamente era un prete protestante naturalmente, però il bene e il male vengono sempre fuori, no? Da chi deve insegnare che cos'è il bene o non lo fa. Malthus, che è un po' una persona bizzarra, perché non sapeva niente, ma scriveva molto, aveva intuito che
la crescita della popolazione su un periodo di tempo che lui aveva probabilmente studiato, ma non si sa perché non era né un economista né un matematico, non era uno scienziato, era un sociologo, e quindi metteva prima quello che voleva dimostrare e dopo lo dimostrava, facendo anche degli errori enormi e storicamente correggendo, mentendo i dati stessi che aveva messo dentro. In poche parole, lui disse: se il mondo continua a crescere in questo modo, in Cina prima dell'anno 2000 moriranno centinaia di milioni di persone, così in India e così via. Va bene? Scusate, questo non lo dice Malthus, lo dico il neo-malthusiani di prima, perdonate. Malthus ovviamente non arriva agli anni 2000, ma esprime un processo dicendo che la crescita della popolazione esaurirà la non sufficiente crescita delle risorse disponibili alla crescita della popolazione. E quindi bisogna bloccare la crescita della popolazione, arrivando persino a degli eccessi che molti neomalthusiani non ricordano, perché lui evoca persino la bontà dei movimenti naturali, tellurici, le malattie, come un bene per l'umanità, perché questo avrebbe autoregolato la crescita della popolazione. Tanto che il signor Darwin dedica l'evoluzione della specie a Malthus. Cioè l'intuizione che ha Darwin, no, della capacità di adattarsi agli ambienti, nascere la razza forte, se volete, no, quella che sopravvive a tutto, gliela dà proprio Malthus. Queste cose non sono facili da spiegare, poi non è ovviamente il caso, ne accenno soltanto. Bene. Ritorniamo agli anni 75. Il preside della facoltà di biologia dell'università di Stanford, mi sembra si chiamasse Irving o un nome del genere, si sterilizza in pubblico davanti a tutti i suoi allievi per dimostrare, pensate all'aspetto drammatico, no? Immaginate l'aspetto drammatico e suggestivo, no, di una cosa del genere, una personalità, una specie, teoricamente un premio Nobel che dice: mi sacrifico perché l'umanità deve capire dove sta andando. Due o tre anni dopo l'MIT corregge il tiro, dice: non moriranno forse perché la tecnologia che è in corso potrebbe migliorare la disponibilità delle materie prime e delle fattorie produttivi, però moriranno sicuramente decine di milioni di persone in Cina. Voi pensate, non solo non sono morti, non è morto nessuno, semmai muoiono nelle nostre periferie adesso le persone che non riescono neanche ad arrivare, come si dice, a fine mese. E poi vi spiego perché non ci arrivano. Mentre in Cina, oggi, non solo la Cina è già entrata da 15-20 anni nel ciclo economico, ma addirittura ha superato come creazione di ricchezza l'intero Occidente, tanto che tiene in piedi il debito degli Stati Uniti per il 65%. Non solo, l'Africa sta entrando nel ciclo dell'economia e fra 10 anni si considera che l'Africa sarà un paese che genererà molta più ricchezza dell'intero Occidente. Questi sono i misteri dell'economia. Però, soprattutto, quello che voglio enfatizzare è la incapacità di previsione di chi, come questi economisti e sociologi. Voi vi ricordate che molto tempo fa Papa Benedetto, in un Angelus, disse: attenzione economisti e non mi ricordo se fa una considerazione su chi fa le previsioni di carattere economico statistico che hanno un impatto poi di carattere morale. Bene, cosa succede dopo il 1975? Voi immaginate un tasso di crescita intorno al 4%, 4,5%, agli anni 80 arriva a più 1%, per arrivare a 0% intorno all'82-83. Conseguenza, crollo della crescita del PIL. La crescita del PIL, voi se aveste la possibilità di farvi vedere la correlazione di questi fenomeni, restereste sorpresi, perché c'è una correlazione diretta tra popolazione che cresce o non cresce e andamento del prodotto interno lordo, che è la produzione di ricchezza. E qui succede
quello che viene considerata la correzione che viene posta al crollo della popolazione. La popolazione non cresce più nel mondo occidentale, nel resto del mondo che non leggevano i libri dei neomalthusiani hanno continuato a far figli, fregandosene completamente, anche se gli organismi internazionali cercavano di frenarli, distribuendo, che so, profilattici e così via. Ma quelli se ne fregavano, perché faceva parte di una cultura che non si identificava con questa e poi leggevano molto meno questi fatti. Poi c'erano ancora tanti bravi missionari che spiegavano forse alcune verità che da noi si cominciava già a vedere vacillare come certezza. Adesso vi faccio una domanda. Se non cresce la popolazione, come fa a crescere il prodotto interno lordo? La ripeto in un modo molto più semplice. Se la popolazione di un paese, di un sistema economico maturo soprattutto, come l'Occidente, è 1 miliardo e dopo 20 anni è un altro miliardo, oppure addirittura è un'area, l'Italia è 40 milioni e dopo 20 anni è 40 milioni, cioè se il numero di popolazione non crescendo resta uguale, e come ha detto giustamente il commentatore, la crescita zero è 2 figli a coppia. Considerando poi che ci sono persone che hanno altri gusti e ci sono quelli che per vocazione hanno scelto di non sposarsi, non far figli, non è esattamente 2 figli a coppia, 2 figlie virgola qualche cosa a coppia, è il tasso di sostituzione. Quello che lui rappresenta quando fa vedere che papà e mamma, se fanno 2 figli, ci sono ancora un papà e una mamma, ci sono 2 esseri, ma se ne fanno uno solo, si riduce progressivamente il numero di persone che generano e che quindi producono quello che è la crescita della popolazione. Allora, ripeto la domanda. Se il numero di popolazione resta uguale, e fate attenzione, a tasso di sostituzione, quindi un papà e una mamma fanno 2 figli e lo fanno per un periodo adeguatamente lungo, perché la statistica presa su periodi brevi è traditrice. Se volete vi spiego perché. Perché la statistica è fatta da un numeratore e da un denominatore. Io posso cambiarlo come voglio, a mio piacimento, in un periodo breve, ma in un periodo lungo non posso modificare la sostanza di questo fenomeno. Bene. Allora, ripeto ancora la domanda perché è la domanda che risponde al quesito essenziale di questa serata. Se la popolazione non cresce e resta uguale a tasso di sostituzione, come fa a crescere il PIL, cioè il prodotto interno lordo? Come fa? Allora, su questa domanda, che ovviamente sono 15 anni che mi occupo di questo tema, non è che me ne occupo da tanti, voi potete immaginare dove e quante volte abbia avuto occasione di discuterla, ma neppure in un consesso di economisti c'è la risposta. Mi tirano fuori, si aumenta la produttività, si aumentano le esportazioni, ma veramente sta succedendo il contrario. Noi abbiamo diminuito la produttività, l'Occidente, e abbiamo ridotto le esportazioni, abbiamo invece aumentato le importazioni. Allora ripeto ancora la domanda e vi do la risposta. Come fa a crescere l'economia di un paese, il prodotto interno lordo, il GDP, se la popolazione non cresce? La risposta è una sola. Cresce soltanto se aumentano i consumi individuali. Ma per far crescere i consumi individuali bisogna inventarsi delle tecniche. La prima tecnica è quella della suggestione, perché per imporre il consumismo come modello di vita non è una cosa così facile. Ci pensa la televisione, ci pensano gli spettacoli, i giornali, no? Identificarsi con chi ha 2 macchine, con chi ha 4 mogli, con chi ha 40 vestiti. Il consumismo che parte intorno a questo periodo di tempo è il modello socio-economico che sostituisce la crescita della popolazione. Si impone alle persone i bisogni.
molto spesso molti bisogni sono anche, voglio dire, il frutto di un progresso economico che ci permette di avere una macchina più sicura. Prima avevamo delle macchine che non avevano l'airbag. La ricerca scientifica che ci permette di vivere meglio da tanti punti di vista. Ma prendetela soltanto nell'aspetto più prettamente provocatorio. Consumismo. Consumismo, nella morale nostra, quella che non ci insegnano più, e che non studiamo più, e che non abbiamo più presente in testa, è l'alimentazione dell'uomo. In Deus Caritas Est, che è la prima enciclica che Papa Benedetto scrive prima della fine dell'anno del pontificato, quindi nel 2005, lui spiega che l'uomo ha tre nutrimenti. Tre. Quello materiale, per sostenersi, ma anche perché non è male che l'uomo progredisca da un punto di vista materiale, perché può fare tante cose. La ricchezza non è un male, la ricchezza è male se è prodotta male e utilizzata male. Quindi, primo, materiale. Secondo, intellettuale. Il secondo nutrimento intellettuale, quello che serve a dare ragione delle cose. Nella enciclica Lumen Fidei, Papa Benedetto, la firma Francesco, ma scritta da Papa Benedetto, dice che la ricerca della verità e la fede, senza il ragionamento della fede, senza la spiegazione logica della fede, perché la fede è ricerca, produce la ricerca, diventa sentimento. Quindi la fede senza ragione è sentimento, lo dice Papa Benedetto, non lo dico io. Però dovete andare a leggere l'enciclica. Lumen Fidei, quella ultima, il settimo capitolo di Caritas in Veritate, quello che spiega come si fa ad implementare l'uomo nuovo, l'uomo che cambia le cose e non gli strumenti. Bene. Tre alimenti: materiale, intellettuale e spirituale. Se manca uno di questi tre elementi, l'uomo perde l'equilibrio. Ovviamente se manca quello materiale, non sta in questo mondo, deve isolarsi in un deserto sperando che gli angeli gli portino, lo vadano a servire. Se manca quello intellettuale, gli manca la capacità di dare la ragionevolezza di quello che è, in quello cui crede, il senso della sua vita. Se manca quello spirituale, perde completamente il senso della vita. Vedete che l'uomo ha bisogno di tre alimenti? Bene, per imporre il modello consumistico, noi abbiamo imposto un modello solo di nutrimento. Se voi ci pensate, negli ultimi 40 anni, l'impoverimento dell'insegnamento, l'emergenza educativa, che Benedetto ha mille volte richiamato, il nostro problema è emergenza educativa, quindi ci hanno privato dell'alimentazione intellettuale. E poi quella spirituale, quella è semplice. Ci hanno ridimensionato, è stato relativizzato. Faccio un richiamo a Giovanni Paolo II, in un'altra enciclica che vi invito a rileggere, che si chiama Sollecitudo Rei Sociali. Giovanni Paolo II, in Sollecitudo Rei Socialis, dà una spiegazione straordinaria di quello che sarebbe successo 10-15 anni dopo. Dice, l'uomo di questo secolo investe, si impiega nella ricerca tecnica, tecnologica, scientifica, creando degli strumenti straordinari, sofisticatissimi, mentre non investe, non si impiega nella sapienza e conoscenza, cosicché avrà immaturità personale che non gli permetterà di gestire degli strumenti così sofisticati nella tecnica e nelle scienze. E dice Giovanni Paolo II, verrà il momento in cui questi strumenti gli sfuggiranno di mano. Non è quello che sta succedendo.
ci stanno sfuggendo le mani nelle scienze e nella finanza, i prodotti derivati, per farvi un esempio. È il tipico strumento finanziario che è sfuggito di mano ai grandi finanzieri, banchieri, economisti, tanto che è quello che ha prodotto degli eccessi. Bene, abbiamo detto, come si fa a far crescere il PIL se non cresce la popolazione, se la popolazione resta uguale? Aumentando i consumi individuali. La prima cosa da fare per aumentare i consumi è creare una cultura consumistica, privando l'uomo delle altre, quella intellettuale e quella spirituale. Il consumismo è il riferimento, l'uomo di successo è quello che ha le cose, è quello che produce, quello che ha valore, quella che ha la macchina più bella, l'appartamento più bello, i vestiti più belli, che di per sé non è niente male. Ecco perché, vedete, i grandi errori non sembrano grandi errori, se no la gente non lo farebbe. Il peccato non è brutto, altrimenti uno non peccherebbe. Il peccato è bello e confonde. Allora, l'uomo ha sposato il consumismo. Ma voi direte, ma se non cresce, questo qui ci ha appena detto che il PIL non cresce se non nascono i figli, come ha fatto ad aumentare i consumi individuali? Questa è la vera domanda. E questo è il trucco. Allora, come è stato possibile negli ultimi 35 anni aumentare i consumi individuali? Primo, smettendo di risparmiare. Nel 1975 il tasso di risparmio delle famiglie italiane era il 27%, oggi siamo sotto il 4%. Quindi, primo, non risparmio più e spendo. Voi direte, vabbè, bene, no? No! No, perché i risparmi sono la base monetaria delle banche, quella con cui le banche fanno credito alle imprese. E mancando questa base monetaria in funzione della crescita del PIL, le banche si devono inventare i prodotti derivati. Ma non basta. Che cosa abbiamo fatto di gravissimo? Che però è stata un'arma a doppio taglio. Grave per noi, beneficiante altri popoli. Abbiamo fatto una cosa che si chiama delocalizzazione. Allora, per avere più beni da consumare e da comprare, siccome non cresce il PIL, devo aumentare il potere d'acquisto. Il potere d'acquisto è: io con 1000 euro che cosa compro? 30 anni fa ci compravo la rata della casa, la rata dell'automobile, i vestiti, mandavo i figli all'università, eccetera. Oggi con 1000 euro ci pago sì e no un affitto. Quindi che cos'è crollato in 30 anni? Il potere d'acquisto. Come abbiamo fatto negli ultimi 30 anni per spingere i consumi individuali e aumentare il potere d'acquisto? Perché il potere d'acquisto aumenta se aumentano i salari reali. Per aumentare i salari deve aumentare il prodotto interno lordo, il PIL. Perché questo succede, deve crescere l'economia. Abbiamo detto che l'economia non cresce, i salari non aumentano. Come fa a aumentare il PIL? Diminuendo il costo dei beni. In 35 anni noi abbiamo delocalizzato tra il 50 e il 60% dei prodotti che noi consumiamo. L'abbiamo fatti produrre in Asia, in Cina, in India, e li abbiamo importati. Vi faccio l'esempio. Questo qui, fatto a Poggibonsi, diciamo fatto nel Senese, se venisse prodotto qua, forse... L'esempio di quella fabbrica di bicchieri che avete qui vicino, no? A Colle Valdelsa. Allora, immaginate che sia questo, per semplificare, però lo semplifico molto. Allora, questo prodotto qua nel Senese, costa 10 euro. Se lo faccio fare in Cina, uguale identico, e lo reimporto, mi costa 5 euro. Quindi, fate attenzione, voi oggi ne avete bisogno. È il vostro prodotto chiave, non potete farne a meno. Se oggi lo comprate, spendete 10 euro e in alternativa lo stesso prodotto mettiamo percepito come uguale, no? Non manifestamente che si rompe dopo due solite venate, voglio dire, immaginate che sia uguale e costa 5 euro, il vostro potere d'acquisto di quanto è aumentato? È raddoppiato.
Allora, se io formulo una politica economica che trasferisce in altri paesi la produzione di prodotti di volume che valgono, diciamo, il 30, 40, 50% del mio acquisto totale, io aumento, raddoppio il 50% del mio potere d'acquisto. Ma cosa succede però qua? Che non si investe più in industrializzazione, non investo in tecnologia, non investo in potenziali posti di lavoro, perché tutte le volte che io importo un prodotto fatto fabbricare da un'altra parte, io creo la ricchezza e posti di lavoro. Tanto che quando è finito tutto, come arriverò tra pochi minuti a spiegarvi la conclusione di questo dal punto di vista economico, poi tiriamo le conseguenze morali, e che cos'è successo? Che noi non avevamo più, abbiamo scoperto di non avere più capacità produttiva che potesse competere nel mondo globale, perché noi questo qui, se lo rifacciamo nel senese, continua a costare 10 euro, perché la struttura dei salari, la struttura del welfare e così via, della nostra società, lo fa costare 10 euro. Quindi anche se lo facessimo qua, penalizzeremmo gli acquisti, perché uno deve tornare al suo potere d'acquisto originale, perché non compra più alla metà, e quindi è come se diminuisse del 50% il suo potere d'acquisto contratto, che è quello che stiamo vivendo noi oggi in questo momento, no? Perché abbiamo tre governi tecnici. Se volete, dopo anche di questo possiamo parlare. Concludo invece la storia, qui, e ritorno sempre indietro. Non nasce, la popolazione non cresce. Per mantenere la crescita del PIL bisogna aumentare i consumi individuali. Per aumentare i consumi individuali, da una parte si eliminano i risparmi, con le conseguenze che ci sono sulla creazione di base monetaria per il sistema bancario, il quale deve provvedere in modi diversi e rischiosi. Secondo, trasferisco la produzione di beni in paesi a basso costo, li reimporto e aumento il potere d'acquisto. Ma non basta. Non basta per una ragione molto semplice, che i grandi gestori di questo tipo, di questo modello, si sono dimenticati che è vero che la popolazione, se resta uguale nel tempo, sono sempre 2 miliardi di persone, non cresce, ma si modifica la struttura della società. E quando scoprono che si modifica la struttura della società, prendono paura e fanno due cose che sono folli. Cosa vuol dire modificare la struttura della società? 30 anni fa la società era più o meno fatta così: da 0 a 25 anni il 25%, da 25 anni a 45 il 25%, da 45 a 65 il 25%, scusa, 35%, da 65 in poi 12%. Oggi da 0 a 25 12%, oltre 65 30% circa. A rotondo, e non guardate i dati, anche perché soprattutto quello che conta non è tanto chi ne ha più di 65, ma chi è in pensione, che è una cosa diversa. Allora, che cosa vuol dire questo? Meno risorse che si creano e più risorse che domandano di essere mantenute. In pratica, in economia si dice, sono cresciuti i costi fissi. Quali sono i costi fissi? I costi dell'anzianità, che non produce, costa, verso la parte di quella parte di popolazione che non cresce più. Aumentano i costi di struttura di una società. Come si fa a mantenere questi costi di struttura? Si fa in due modi. Il primo, aumentando le tasse. Nel 1975 il peso delle imposte sul PIL italiano era il 25%. Oggi è il 50%. Prendiamo una coppia che decide di sposarsi. Io ho 5 figli. Purtroppo non tutti hanno già previsto di sposarsi, però 2 quest'anno si sposano. Bene. Quindi mi sto ponendo il problema proprio vedendo loro. Io a 30 anni guadagnavo
a parità di professione, sempre che questo possa essere fatto, ma prendetelo come esempio, guadagnavo molto di più di quello che oggi guadagna un giovane e una giovane, marito e moglie o fidanzati, che stanno incominciando a lavorare e vogliono fare un progetto di famiglia. Perché? Perché sono aumentate il peso delle imposte sui salari del 100%, sono raddoppiate. Quindi una coppia oggi guadagna esattamente come un singolo padre di famiglia 30 anni fa. Non può non essere così, e gli va bene ancora perché guadagna. Però concettualmente, quindi le imposte sono aumentate dal 25% del PIL al 50% del PIL. Per far cosa? Per mantenere l'invecchiamento della popolazione. Ma voi sapete che se le imposte raddoppiano in un periodo, si diminuiscono i consumi e gli investimenti, perché gli imprenditori guadagnano meno e investono di meno, e le famiglie hanno meno possibilità di consumare. Allora che cosa si inventa? Fate attenzione, e arriviamo alla fine. Si inventa la crescita consumistica a debito. Ci si va a indebitare. In Europa un po' meno, in Italia abbastanza meno, ma nel mondo nordamericano, dove è scoppiata la crisi, molto di più. Vi faccio l'esempio, questo è un esempio che normalmente quando devo proiettare è un esempio scioccante. Negli ultimi 15 anni la crescita del prodotto interno lordo americano, allora, lo semplifico perché così ho dei dati certi. Allora, tra il 1997 e il 2007, quindi 10 anni, 2007 quando esplode la crisi praticamente, no? Il boom della crisi. In questi 10 anni il prodotto interno lordo americano cresce su 10 anni del 32%, il famoso 3.2% per anno, va bene? Ma quello che è interessante è che l'85% di questo 32% era dovuto al debito delle famiglie, che infatti passa dal 60% al 90% del prodotto interno lordo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la crescita del prodotto interno lordo vero non era stato il 32%, ma il 4% in 10 anni. Perché il resto era tutto fatto a debito, ma di chi? Delle famiglie, che si erano indebitate e non hanno pagato il debito, tanto che nel 2008 vanno in banca con i contratti di mutuo della casa o del credito al consumo e dicono alla banca: non posso pagare. Le banche falliscono, vi ricordate, no? La Lehman Brothers, eccetera, eccetera, tutto il sistema bancario americano fallisce. Che cosa fanno gli Stati? Cosa fa il governo americano? Salva le banche. Per salvare le banche le ricapitalizza. Per ricapitalizzarle usa il denaro pubblico. In pratica nazionalizza il debito privato delle famiglie. Nel 2007 il debito sul PIL, il debito pubblico americano sul PIL era il 62-63%. Nel 2012 è il 120%. Allora, noi siamo arrivati a questa crisi per sostenere una crescita economica artificiale che nessun governo avrebbe mai voluto evitare, perché un governo è bravo e viene rieletto se il PIL cresce. Se il PIL non cresce vuol dire che il governo ha fallito. Allora tutti i governi devono far crescere il PIL, anche in Italia, in Italia un pochettino meno, per una strana cultura dell'italiano che continua, purtroppo, dicono loro, a risparmiare. In questi giorni, se voi leggete tutti i giornali, vi state suggestionare da una considerazione: dobbiamo tornare a consumare, non tornare a risparmiare, a consumare, quando il 50% di quello che consumiamo lo importiamo e quindi non creiamo neanche lavoro qui, non creiamo ricchezza qui se non commerciale.
è anche demenziale, la solo la proposta, mentre invece il rafforzamento del sistema bancario potrebbe produrre quella capacità di intermediare verso le medie imprese italiane col credito e farle funzionare, visto che nessuno gli ha credito. Comunque, torniamo a noi. Come si fa a sostenere il processo di invecchiamento della popolazione? In due modi. Aumentando i consumi a debito e aumentando le tasse. Ma è un ossimoro aumentare le tasse e aumentare i consumi a debito. Perché più aumento le tasse, più collo i consumi. E quindi il cane si morde la coda, deve correre sempre più dietro, fino a quando non succede quello che è successo. Adesso andiamo in quello che potrebbe succedere. Conclusione, non fare figli non solo non è vero che non produce ricchezza, produce povertà, debito e impossibilità di mantenere i vecchi che verranno soppressi, perché non, la nostra società non è in grado di pagare le pensioni e le spese sanitarie di troppi vecchi che non sono stati equilibrati nell'equilibrio naturale dalla nascita di altrettanti giovani e di coppie che si fermavano. Quello che non dice il film è l'aspetto economico, la conseguenza economica. Il film la butta tutto sul cambio di religione. L'Islam che trionferà, perché l'Islam fa figli. Ma non basta! Il problema è che loro non pagano mica le nostre pensioni. Non pagheranno le spese sanitarie, si rifiuteranno, cambieranno i governi. Quando avranno la maggioranza, una capacità di influenza, ma chiunque siano islamici o non islamici, diranno, voi no, arrangiatevi. Noi non vi paghiamo più le tasse, quindi cambieranno le leggi. Allora che cosa faranno dei vecchi? Adesso sono vecchio io, ma tra un po' sarete vecchi anche voi. È una questione di 10 anni, 15 anni. Non è una questione molto lunga. E se questa tendenza continua, i vecchi non mantenuti sarete voi. Noi saremo sotterrati. Tanto che sta nascendo un'altra suggestione. E chi è medico lo sa. Che è la morte scelta. La morte scelta che cos'è? È la suggestione della vita non degna di essere vissuta. Il peso psicologico che si fa passare ai vecchi, inutilizzandoli, malutilizzandoli, mettendoli in condizione di vivere una vita che fa schifo, senza nessun tipo di assistenza, fino a quando non decidono, sono inutile, non servo più, meglio che me ne vada. Guardate che questa non è una barzelletta. Questa è una cultura che adesso sta nascendo negli Stati Uniti da 3 o 4 anni e che si sta piano piano girando in Europa. E perché prende terreno fertile? Ma per la ragione che anche il film non dice ma lascia immaginare. Perché noi non sappiamo più reagire, non abbiamo più certezze, non abbiamo più valori, non crediamo più in niente. Anche il mondo cattolico. Ma quanti sono i cattolici che hanno il coraggio di fare apologetica e quindi di studiarla e affermarla davanti a tutti? Ma siamo diventati un popolo di vigliacchi, paurosi, pronti a qualsiasi compromesso. E poi non sappiamo più difendere neppure le cose in cui crediamo perché non le studiamo. Quante persone sanno fare apologetica? Ma avete mai visto una discussione su chi erano i crociati o sull'Inquisizione? Ma come minimo stiamo zitti. Perché non sappiamo niente, non abbiamo studiato neppure quelle verità della nostra storia che ci permettono di difendere, neppure su Galileo sapremo difendere che cos'è successo in quel momento e perché è successo la storia Galileo Giordano Bruno. Quanti sanno perché Giordano Bruno è stato, chiamiamolo così, condannato dal potere temporale? Quanti lo sanno? Era diventato un demoniaco. Faceva le messe nere Giordano Bruno, signori, voglio dire, la Chiesa non l'ha condannato per il suo pensiero, ma per quello che faceva era diventato un eretico. Le crociate hanno salvato il Mediterraneo. Le crociate, soltanto girando con le navi, con i crociati, hanno permesso al Mediterraneo di ripulirsi dai briganti e dai pirati e cominciano i grandi commerci del 1150 e 1200.
quelli che creano il benessere, le repubbliche marinare, nascono grazie ai crociati che ripulivano i mari dai briganti. Poi lasciamo stare i soliti eccessi. Però la storia non è fatta da eccessi, la storia è fatta in una visione totale. Comunque, ritorniamo indietro. Mi devo dire, ho finito la prima parte. Non far figli significa non fare figli. Non far figli vuol dire non far più figli, estinguersi, perché non si nascono, non c'è più il desiderio del progetto matrimoniale per cui si fanno figli. Ovviamente significa non creare lavoro, non creare più ricchezza. Ma è la cosa più brutta, eh? Non si fanno figli, no, vecchi. Cioè, vedete che ci portano a cercare una giustificazione addirittura per suicidarci. Quindi non soltanto l'eliminazione, ma la decisione del peccato maggiore, il autoeliminarsi, sentirsi completamente estranei ad una società, inutili. Come lo dice Papa Benedetto tutto questo? Lo dice nell'introduzione, dice, se una cultura nichilista non ha più valori di riferimento, i fini diventano mezzi e i mezzi diventano fini. E nel primo capitolo, fate attenzione a questo passaggio, che la gente, molti commentatori di questa enciclica saltano. Nel primo capitolo di Caritas in Veritate, Benedetto XVI richiama due encicliche, Umane Vite e Populorum Progressio. Dice, in cosa si concretizza il nichilismo? Nel non riconoscere la dignità dell'uomo, e non riconoscere le leggi naturali che regolano la creazione. Vedete, la perfezione è un mosaico perfetto, è una spiegazione perfetta. Quando è che io faccio quello che ho detto che succede, no? Il consumismo, la perdita della ricerca, della formazione intellettuale e così via, lo spirito. Quando? Quando non riconosco la dignità dell'uomo e quando non riconosco le leggi della creazione. E dicono, non ci sono leggi della creazione, perché non c'è stata la creazione, perché il Big Bang o quello che è caos, e da caos, il caos non è regolato da leggi, se non ad hoc. Quante volte avete letto le considerazioni, non so, del professor Veronesi, o della Lady Montalcini, persone che sono osannate dappertutto? Veronesi dice, in un'intervista che fece tempo fa sul Corriere, l'uomo è un animale intelligente. Che sia intelligente, detto così, ho anche dei dubbi che sia intelligente. Però l'uomo è un animale intelligente che si soddisfa sostanzialmente, materialmente. Inutile dire che l'uomo ha un'anima e quindi ha bisogno di un'attenzione che non sia puramente materiale. Ma non solo, dice Veronesi. La scienza è arrivata oggi ad un livello talmente alto che può aiutare l'uomo in tutti i suoi problemi, non solo fisici, vivere fino a 170 anni, ma persino abbattere il dolore, perché la medicina oggi è in grado di anticipare i fattori biologici e eugenetici che provocano il dolore, la sofferenza e le malattie. Se non ci fosse questo bababam di religione cattolica, che invece insinua nella testa dei poveri deficienti che l'uomo è figlio di Dio, come tale ha una dignità che deve essere preservata. Ma questo lo dice la scienza, ma questo è il pensiero comune, il pensiero dominante è questo. Provate a dire in un consesso, provate a richiamare in un consesso la dignità dell'uomo. Sei mesi fa, in un consesso a porte chiuse all'interno del Parlamento italiano, eravamo in 40, c'erano molti ministri di varie nazioni, c'erano con tutte le nazioni europee, e io ho fatto questa considerazione. Beh, un ministro di un'altra nazione mi ha detto, senta, smettiamola una volta per tutte di andare a ritirare fuori una cosa che ormai è seppellita, qual è il senso della vita e della creazione. Oggi i popoli si devono unire intorno ad un'unica religione, che è la salvaguardia dell'ambiente. Panteismo. D'accordo? Ma guardate che io ero l'unico a difendere su 40 persone, l'unico che ha difeso invece questa posizione, uno su 40.
Allora, nella classe dirigente, uno su 40 ha, forse qualcun altro si credeva ma ha avuto paura, però è uguale, non importa. Se ha avuto paura, non ha avuto il coraggio di affermare in una situazione dove si dovevano proporre delle decisioni per fare una politica economica a livello europeo, e quindi erano delle decisioni di carattere importante, non era soltanto la stesura dopo di un libro bianco, beh, nessuno ha avuto il coraggio di affrontare questo tema. Mi hanno lasciato solo. Poi non mi hanno ridato neanche la parola, per cui sono dovuto restare qui. Allora, questo è il mondo che governa. Per quello Papa Benedetto, nel famoso discorso che fece ad Aquileia, non so se vi ricordate quando andò ad Aquileia, quando poi andò a Venezia, fece il famoso giro in gondola, che c'era Scola, e che tutti i giornali dicono, ha incardinato Scola, arcivescovo di Milano, va bene? E, più o meno sarà stato nel 2011, adesso non mi ricordo esattamente, 2011, fine 2011. Prima di andare a Venezia andò ad Aquileia, voi sapete perché è importante Aquileia, no? Aquileia c'è il primo tempio cristiano subito dopo Costantino, dopo l'editto di Costantino, il primo tempio cristiano viene costruito in questa piccola città romana, di origini romane, e tuttora piena di scavi meravigliosi, che si chiama Aquileia, vicino a Venezia. Vi suggerisco di andarlo a vedere, perché è stata a bocca aperta, e pochissimi lo conoscono Aquileia. C'è ancora la struttura di un tempio che ha 1700 anni. Vede, il Papa va lì e fa un discorso, e dice, fa un richiamo ai leader, e dice, signori del mondo, la leadership, che significa saper creare un progetto, saper creare dei consensi, saper trascinare le persone nel fare le cose, ma la leadership è un mezzo, non è un fine. E qual è il fine? È il bene comune con cui il leader applica le sue capacità. È un richiamo, non neanche i giornali l'hanno ripreso. Sembrava quasi che non dovessero offendersi le leadership. Beh, fino a quando avremo dei leader che confondono fini con mezzi, sarà difficile risorgere. Però io concludo. Vi avevo promesso 3 e 3. I 3 alimenti ve li ho detti. Vediamo le 3 conseguenze, o meglio, la conseguenza, sui 3 caratteri che ha l'uomo. Lo semplifico in modo tale che le persone se lo ricordino, perché è una banalità assoluta, non me la sentirei di fare questa discussione fatta così in un consesso dove si dovessero magari approfondire le cose, eccetera, eccetera. Però voi mi permettete ugualmente di farlo per semplificare. L'uomo economico ha 3 dimensioni. Guardate che lo dico in un modo molto banale e semplicistico. Però ha una verità assoluta se dopo ci pensate sopra. L'uomo, dal punto di vista economico, ha 3 dimensioni. È un uomo che produce, lavora, produce ricchezza. E quindi, attraverso il suo stipendio, produce quello che è indispensabile per il suo mantenimento. Poi ci sono altre 2 dimensioni. C'è l'uomo consumatore, l'uomo che compra. Con il suo stipendio, con i suoi redditi, è consumatore, compra, acquista. E poi c'è un'altra dimensione di quest'uomo, l'uomo che risparmia poco, però risparmia ancora, e investe. 30 anni fa, adesso vi spiego la crisi economica perché non ne usciamo se non facendo una sola cosa, che è questa. 30 anni fa, l'uomo economico aveva le sue 3 dimensioni fra di loro omogenee e coerenti. Adesso le 3 dimensioni sono in conflitto. E questo spiega perché siamo in una situazione piuttosto complessa. Vi faccio l'esempio dell'operaio della Fiat. È banalissimo, di una stupidità totale. Lo faccio soltanto perché è la cosa più semplice da dire. 30 anni fa l'operaio della Fiat lavorava in Fiat. Prendeva lo stipendio dalla Fiat, comprava la Fiat e investiva i suoi risparmi nel titolo Fiat. Oggi, se lavora ancora nella Fiat, compra la Toyota, perché con lo stesso prezzo gli costa molto di meno e vale di più secondo lui, e investe nei titoli Toyota, perché sono quelli che gli danno più rendimento.
la Fiat, che fino ad oggi gli dava lavoro, non vende più la macchina al suo operaio e non riceve i risparmi dell'operaio come investimento in borsa, dopo 3 anni fallita. Conseguentemente perde il posto di lavoro, non consuma né la Fiat né la Toyota e non investe più niente perché si deve mangiare gli investimenti che ha fatto. Allora, vedete che nel mondo globale l'uomo, nelle sue 3 dimensioni, se queste dimensioni non sono omogenee e non sono coerenti fra di loro, ma sono in conflitto, cioè lavoro qui, ma compro un'altra cosa, investo in un'altra parte, si spacca tutto. Si rompe completamente un sistema. E questo è quello che noi abbiamo creato. Il problema economico in questo momento del paese è esattamente questo. Si lavora ancora, fate attenzione, va alla grande, perché in Italia il 60% del lavoro è in imprese protette nel mercato domestico. Il 45% dei lavoratori italiani lavorano in qualche modo, direttamente o indirettamente, per la pubblica amministrazione, per le municipalità e per lo Stato. Per quello in Italia ce la caviamo ancora, fino a quando non fanno la vera spending review. E siamo rigidi, perché abbiamo già fatto 3 governi tecnici che non risolvono le cose, verrà il quarto e quello farà purtroppo quello che non hanno fatto gli altri. Quello che si deve fare è ricostituire l'unitarietà dell'uomo economico. Questo non significa privare le persone del diritto di andare a investire nella Toyota o nella Coca-Cola. Attenzione, bisogna rendere interessante l'investimento fatto nel nostro paese. Per renderlo interessante bisogna renderlo competitivo, in modo tale che crei posti di lavoro veri, non fittizi, non con le elemosine che vengono date nelle finanziarie per far contenti i redditi più bassi. Non sta né in cielo né in terra. Queste sono manovre totalmente sbagliate. Per rendere competitivo il nostro paese, ve lo dico, ma vabbè, non è... noi dobbiamo rinegoziare completamente il patto di stabilità che è stato mal negoziato. Voi non sapete, immagino, che cosa sia neanche il fiscal compact. E purtroppo, per fortuna, così stanotte dormite. Però dal 2015 il nostro paese deve restituire all'Europa 50 miliardi di euro all'anno per 20 anni. Ma dove va a prendere? E questo l'ha firmato il signor Monti, il grande ministro dell'economia tecnico. Bene? Noi dovremmo rinegoziare, avere il coraggio di rinegoziare completamente questo e fare una vera riforma del lavoro senza dubbio. E poi bisognerebbe avere tante altre capacità. Questo da un punto di vista economico. Bisognerebbe avere la capacità di consumare meno e risparmiare di più. E fare molta attenzione a consumare cose prodotte nel nostro paese. È brutto dirlo, è stupido dirlo, ma siamo in emergenza. Noi dobbiamo creare posti di lavoro nel paese. Vabbè, comunque sto riesola un po' dalla storia. Spero di essere stato chiaro sulla storia di che cosa produce non fare figli. Non fare figli produce l'impossibilità di fare figli, l'impossibilità di mantenere i vecchi, e poi ha ragione il commentatore, la fine di una cultura. Perché? Perché se noi trasferiamo la ricchezza in Asia, questo è un punto fondamentale, meno male che mi è venuto in mente. Noi abbiamo, con la delocalizzazione vuol dire che noi siamo andati a investire in altri paesi. Abbiamo investito risorse, capacità, tecnologia, abbiamo mandato le migliori persone in questi paesi. Beh, abbiamo creato ricchezza in altri paesi, che non hanno però 60 milioni di abitanti, hanno miliardi. La Cina, l'India, l'Asia ha 2,5 miliardi di persone. Queste persone adesso, questi popoli, queste ricchezze, vengono investite. Dove? Dove c'è domanda? Perché noi abbiamo spaccato il mondo in due. Noi, occidentali, siamo diventati consumatori e non più produttori. E abbiamo creato l'Asia che è diventata produttore, ma non ancora consumatore. D'accordo questo, eh? Ci è messo 30 anni e l'abbiamo fatto soltanto per tenere alto il PIL, perché non nascevano figli. E quindi abbiamo delocalizzato.
La delocalizzazione ha creato ricchezza là e povertà qua. Allora, la ricchezza là sta rientrando qua, comprandosi l'Europa. Si comprano le banche, si comprano le grandi imprese, tutte quelle che vanno bene e che vanno male. Guardate, io ve lo dico perché ho avuto anche incarichi di carattere istituzionale. Gli unici fondi che investono sono fondi cinesi, asiatici e altri, che stanno comprando tutto quello che può essere comprato. Se io metto in vendita qualsiasi cosa, bene di Stato, a persino immobili, gli unici che si fanno avanti per comprare sono loro, perché sono quelli che hanno i soldi. Bene. Tra un po', avranno una presenza economica nel mondo occidentale molto più forte di prima. Voi pensate che ci si limiti a entrare in un paese senza esportare la propria cultura in quel paese? Ma è ovvio, se io compro, è come se io comprassi un negozio, lo arredo come voglio io, ci metto la commessa che voglio io, compro un'azienda, voglio che in quell'azienda sia esistita con la mia cultura, compro un sistema economico, voglio che quel sistema economico abbia la mia visione delle cose. E siccome la visione là è quella dell'uomo animale intelligente, mentre la visione qua è quella dell'uomo figlio di Dio, con una dignità diversa, la prima cosa che verrà appiattita è la religione cattolica. Perché? Perché il mondo asiatico ha una cultura che noi chiamiamo pragmatismo asiatico. Che cos'è il pragmatismo asiatico o cinese? È l'evoluzione del taoismo, confucianesimo, buddismo, maoismo, consumismo. Ma il taoismo è nichilismo puro. Il mondo cinese, il mondo asiatico, ha una forma di cultura che si chiama pragmatismo. Il pragmatismo è il non rispetto della dignità dell'uomo. Ma questo lo sanno tutti coloro i quali studiano questi fenomeni. Anche all'interno della gerarchia romana, magari non ne parlano troppo, perché forse non devono offendere nessuno diplomaticamente, però non aiutano a capire che quando il mondo, la cultura cinese conquisterà l'Europa, io sono più preoccupato della cultura asiatica che non quella islamica, ma non metto in discussione quello che è stato scritto, che è stato detto qua. Sono più preoccupato del pragmatismo di questi paesi, che non hanno, sono nichilisti assoluti. Quindi il nostro pericolo è la fine veramente di una civiltà che dura da 2000 anni. Poi abbiamo le certezze del non prevalebunt, però sono certezze che vogliono la nostra partecipazione. E vedete, ogni tanto viene da pensare, ma il mondo ha vissuto dei momenti più difficili? Sì, ci sono stati anche dei momenti più difficili. Per esempio, nella seconda metà dell'Ottocento, nei 50 anni della seconda metà dell'Ottocento, sembrava che la massoneria stesse distruggendo completamente i valori cattolici in Europa. E lì prolificano un po' di apparizioni dovunque che rincuorano le anime delle persone, gli danno coraggio e non succede niente. Non sono mai riusciti a fare quello che volevano fare. Hanno continuato, continueranno, ma non sono riusciti. Le grandi apparizioni, l'aiuto che arriva dall'alto per darci coraggio. Quindi sappiamo che qualcosa succederà. Non dobbiamo perdere la speranza di riuscire a farlo. Però il problema è questo. Quando le cose vanno male, non sono gli strumenti che vanno cambiati, sono gli uomini. E con questo il Papa chiude Caritas in Veritate. E uno dice, ma come faccio? Lo dice il Lumen Fidei. L'uomo deve ritrovare la verità. Deve ritrovarla il più presto possibile. Chi può aiutarlo a trovare la verità? La Chiesa. La Chiesa è compito della Chiesa, la quale deve tornare a insegnare il Magistero, deve tornare a aiutare e insegnare a pregare e i sacramenti, soprattutto il battesimo e l'Eucaristia. Lo dice in Lumen Fidei Papa Benedetto, anche se lo firma in Papa Francesco. E le ultime due righe sono: confidiamo in nostra madre, la Vergine Maria, che non ci abbandonerà mai.
che è il più grande esempio per noi di vita, e di fiducia e di speranza e di fede.